e ben ritrovati! Il concorso dei docenti si è avviato, ma non sono mancati disguidi e difficoltà. Lunga è la lista delle denunce dei concorsisti. Sedi molto lontane, commissioni incomplete o addirittura composte da personale amministrativo e non docente, mancanza di griglia di valutazione e di prove supplettive per le docenti prossime al parto. Domande incongrue rispetto alla tematica della prova. Per non parlare di quei docenti che, avendo svolto buona parte della prova scritta, hanno perduto il loro lavoro per un inceppamento del computer, costringendoli a un prolungamento dell'esame. Da Bari, il professor Vito Carlo Castellana. Sì, effettivamente, anche a Bari in Puglia ci sono forti difficoltà da parte dei colleghi, grossissime incertezze. Intanto perché non c'è chiarezza su date e sedi degli esami, ma anche gli elenchi degli ammessi al concorso sono poco chiari. Si naviga a vista, tantissime sono le richieste di aiuto da parte dei colleghi. Può farci degli esempi, dei casi specifici? Casi specifici ce ne sarebbero un'infinità, perché tantissimi colleghi si sono rivolti in sede per avere un aiuto, perché comunque non si ritrovavano negli elenchi, non sanno dove devono sostenere la prova, non sanno il luogo, la data, ma in particolare me ne viene in mente uno che ha del clamoroso. Attorno al 27 aprile una collega si è rivolta da noi perché non si trovava in elenco. Chi ha avuto a che fare con la procedura di iscrizione sulla piattaforma a distanza online sa benissimo che la procedura è molto macchinosa e difficoltosa. C'era la possibilità di fare domanda per partecipare alle procedure concorsuali e poi però, una volta inserita la domanda, questa non andava più toccata. Cosa succedeva? Che si poteva solo visualizzare, ma se ci si cercava di accedere dentro, eventualmente capitava questo. La difficoltà era che poi veniva annullata la domanda e doveva essere reinviata. Nel caso specifico, questa collega che si è rivolta da noi ha inoltrato la domanda. Dopo una trentina di minuti è andata per controllarla, ha verificato che in archivio c'era la ricevuta della domanda e comunque ha verificato la correttezza della domanda e ha reinoltrato la domanda. E nuovamente in archivio ha trovato la prima domanda annullata e la seconda procedura invece correttamente impostata ed inviata all'ufficio scolastico regionale. E quindi stava tranquilla. Cosa è successo poi? Che nel momento in cui hanno pubblicato l'elenco dei partecipanti al concorso non si è trovata. E quindi è venuta allarmata, in lacrime qui in sede, dobbiamo dirlo, cioè, sono dei drammi questi. E nello specifico, grazie all'intervento dell'avvocato Romano, del nostro avvocato Romano, un intervento tempestivo, si è fatto immediatamente ricorso al TAR. Il TAR non ha potuto che dare la possibilità della sospensiva, quindi la collega è stata ammessa alle prove, ora sosterrà le prove scritte, e poi nel mese di giugno il TAR entrerà nel merito della vicenda, ma perlomeno abbiamo dato la possibilità alla collega di farsi di avere giustizia e di partecipare alle prove. Dopo due settimane, qual è la sua valutazione su questo concorso? Sembra paradossale, con la penuria di risorse che l'amministrazione ha, i contenziosi stanno aumentando e la cosa più grave è che questi contenziosi vedono sempre soccombente l'amministrazione pubblica. Guardate, è proprio assurdo. Ma qual è la causa? Intanto dall'autonomia in poi, sia in ambito scolastico sia nei confronti con uffici scolastici provinciali e regionali, si va o dal giudice del lavoro o al TAR, non esiste più il ricorso gerarchico. E questo ha portato comunque a trasformare i sindacati da strutture che dovevano difendere i docenti, parlo del sindacato della scuola, ad avere un forte e grosso studio legale che si occupa esclusivamente di questi contenziosi. Inoltre aggiungo, uffici scolastici provinciali e uffici scolastici regionali ormai sono dei contenitori vuoti, senza dipendenti. Progressivamente stanno andando tutti in pensione i dipendenti di questi enti e non vengono sostituiti, quindi anche da parte del sindacato c'è la difficoltà a trovare qualcuno con cui relazionarsi
quando si vogliono risolvere le questioni c'è lo scaricabarile tra un ufficio e l'altro, e quindi alla fine non resta altro che andare al contenzioso e affrontare dei ricorsi in tribunale. Il che ora, lo dico da cittadino, è un'assurdità, perché in un momento in cui le casse dello Stato stanno attraversando una difficoltà come quella che oggi c'è, che l'amministrazione, invece che cercare di evitare ulteriori spese, vada continuamente incontro a questo, sa dell'assurdo, sa. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per i prossimi aggiornamenti. Un arrivederci da Gilda TV.